Amici, ben ritrovati. Nuovo numero di SIC Magazine, l'appuntamento fisso mensile per conoscere tutte le news che riguardano la Società Italiana di Chirurgia. Iniziamo con una domanda al presidente, al professor Corcione, a cui chiediamo quali sono le novità sulle attività della SIC nell'ultimo mese. Dopo la pausa pasquale, cari amici, cari colleghi, ritorniamo al nostro appuntamento e mi riferisco innanzitutto su due, credo, aspetti molto importanti della nostra vita societaria. Il primo, quello del coinvolgimento attivo nelle gare nazionali CONSIP, nelle quali si partirà con un progetto che vede la SIC protagonista per cercare di realizzare, parlo in modo molto dubitativo perché sono cose veramente elefantiasiche, una gara che nell'arco di 2 anni dovrebbe portare a definire il quantitativo, la qualità dei prodotti di suture che andranno a riempire gli scaffali delle nostre sale operatorie. Quindi la SIC ci tiene molto all'impegno che abbiamo preso di far sì che nelle sale operatorie arrivino i prodotti di qualità richiesti dai chirurghi, con un'ottimizzazione del rapporto costo-beneficio. Questo sicuramente, siamo in periodi di crisi, di spending review, non possiamo approfittare della bontà degli altri, ma i primi rapporti che abbiamo avuto con l'Agenzia Nazionale sono stati estremamente positivi, perché le gare saranno comunque qualità-prezzo, con 60 qualità, 40 prezzo, quindi con spazio alla qualità, e con vari capitoli individuati chiaramente dalla Commissione, che permetterà quindi di non dare tutto a tutti a pioggia, ma di scegliere veramente i prodotti migliori in relazione alla tipologia di sutura richiesta. Io personalmente, per l'attività che sto svolgendo a favore, credo, mi auguro con una certa efficacia, a favore della chirurgia italiana, domani mattina sarò in un incontro organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Napoli, come chirurgo rappresentante della Società Italiana di Chirurgia, e a cui parteciperà il direttore della Soresa, vicepresidente della Soresa. Quindi l'argomento è molto stimolante, problemi di approvvigionamenti delle gare alla luce del spending review, in un contesto credo piuttosto prestigioso, quindi mi auguro di far sentire la voce del chirurgo italiano. Altro argomento importante stiamo seguendo e che probabilmente partorirà tra poco, che speriamo che non sia un parto distocico, è quello della famosa legge Gelli, della quale sapete ormai tutto o quasi tutto, per la quale non voglio anticipare niente, perché stiamo seguendo bene con molta attenzione l'evoluzione dell'iter parlamentare, e quindi adesso sta al Senato, dicono per luglio, speriamo bene, speriamo di essere ottimisti e confermare la data di luglio per quella che sarà probabilmente una vera e propria rivoluzione culturale della medicina legale nel nostro paese. Un'altra domanda doverosa è se ci sono delle novità e quali sono sul congresso congiunto. Sì, il congresso congiunto sta andando, devo dire, molto bene da un punto di vista sia organizzativo e sia da un punto di vista scientifico. Noi abbiamo nominato 2 commissioni ristrette che a breve dettaglieranno tutto il lavoro svolto ai vari referenti delle diverse società. Con grande piacere ho avuto poche settimane fa la comunicazione ufficiale che l'ultima società che si era astenuta, cioè la SICO, ha aderito a questo progetto comune. Ringrazio quindi Paolo Del Rio e tutti i membri del consiglio direttivo, non li cito per non dimenticare qualcuno, tutti insieme, che chi in un senso, chi nell'altro, alla fine hanno compreso l'importanza di questo progetto comune e hanno aderito, portando quindi veramente il concetto di unità, un congresso che vuole essere unitario ma che allo stesso tempo vuole dare forza e vigore a tutte le società scientifiche. Queste le novità che riguardano il congresso congiunto che si sta avvicinando. Le chiedo se ci sono altre news da dare, altre informazioni, magari di servizio ai soci SIC. Sì, mi è appena arrivata una comunicazione ufficiale del Ministero della Salute a cui mi ero rivolto, e adesso vedrete sia la mia richiesta indirizzata al Ministro Lorenzin sia la risposta del Direttore del Ministero della Salute.
chiedendo chiarimenti sul ruolo che il chirurgo deve avere nel tutoraggio dei giovani. E mi spiego. Sappiamo bene che i giovani specializzanti frequentano un po' tutte le sale operatorie di tutti gli ospedali italiani, quindi universitari e ospedalieri, e hanno il diritto e il dovere di operare, e come tale però hanno anche il diritto e il dovere di essere seguiti da un tutor, che credo abbia una figura ancora più impegnativa del primo operatore, perché il tutor è qualcuno che si dedica alla formazione, quindi perde parte del suo tempo perché l'intervento lo vede durare molto di più, e perché è soprattutto una persona che rinuncia a fare eseguire un atto a favore di un'altra persona che si sta formando. Quindi andrebbe identificata questa figura, valorizzarla e metterla perlomeno alla stregua del primo operatore come importanza nell'ambito di una casistica operatoria. Bene, il problema nasce perché in un concorso recentemente avvenuto la commissione non ha ritenuto di dover valutare un gran numero di tutoraggio che un chirurgo aveva fatto nel proprio reparto. Questo è un grande rammarico. Allora, sono stato informato da Nicolò De Manzini, che è il presidente del Collegio dei Chirurghi, su questa vicenda, e quindi ho sentito il dovere di indirizzare al Ministero questa mia richiesta di chiarimenti. Purtroppo, come sempre successo, ancorché stimolata una risposta chiara e legittima su questo argomento, che interessa un po' tutti, il Ministero demanda alle commissioni il ruolo di responsabilità da assumersi prima di organizzare, prima di dare svolgimento a un concorso, di dare dei punteggi alle varie voci che inevitabilmente sono presenti nei curriculum di tutti quanti noi. Quindi quello che io chiedevo, di oggettivare una posizione, di dare un ruolo, un punteggio valido proprio in ambito concorsuale, sarà demandato invece ufficialmente, come potete leggere adesso da questa mail, alle varie commissioni, allorché si riuniscono per valutare i titoli di un chirurgo rispetto a un altro. Quindi una commissione può dare un punteggio massimo alla voce tutoring, un'altra commissione potrà ignorarla a seconda di quello che pensano i commissari, in un'Italia dove quindi è difficile avere l'oggettivazione delle cose, in un'Italia dove è difficile portare avanti un discorso meritocratico in assoluto. Borsi così colà dove si vuote, noi ci proviamo, ce la mettiamo tutta, speriamo di darvi notizie buone su altri argomenti. Nel frattempo un All Together as One, e alla prossima. Visto il momento delicato che sta attraversando la categoria, ci è sembrato ora opportuno farvi rivedere uno spot realizzato dal Collegio Italiano Chirurghi, spot realizzato qualche mese fa, che però è di strettissima attualità sulle difficoltà che incontrate ogni giorno, ma soprattutto sul futuro della professione. Decine di migliaia di denunce, per lo più infondate, spingono bravi chirurghi a non operare e i giovani medici a non scegliere le specializzazioni chirurgiche. Dovevamo arrivare a questo.
Adesso parliamo del premio Palasciano, la giuria, il collegio giudicante ha sciolto le riserve e ci sono i vincitori, uso il plurale perché c'è un primo posto ex aequo. Carissimi amici, cari colleghi e cari consoci, la commissione per il premio Ferdinando Palasciano per la storia della chirurgia 2016 ha da pochi minuti terminato i lavori. I componenti sono stati il sottoscritto, il socio fondatore il professor Biagio Troianello, il professore Pino Romagnolo e il professor Gennaro Rispoli, che insieme a me, questi ultimi due, sono i segretari generali del Collegium Historicorum Chirurgia. La commissione ha deciso all'unanimità, dopo aver esaminato le domande pervenute, di conferire il premio Ferdinando Palasciano 2016 per la storia della chirurgia a due colleghi ex aequo, nelle persone del professor Bruno Pola e del professor Eugenio Santoro. Il professor Bruno Pola per la sua opera La clinica chirurgica bolognese, da egli pubblicata, e il professor Eugenio Santoro, che segue in ordine alfabetico, per il volume 100 anni di chirurgia, che penso sia anche a voi noto. Conferimento ufficiale del premio Palasciano avverrà il giorno 8 aprile nel pomeriggio nell'aula Tecce dell'ospedale Incurabili a via Luciano Armanni, Napoli, dove conferiremo il titolo ai colleghi. La commissione inoltre ha deciso di supportare, di incoraggiare l'opera svolta dal professor Nicola Ricciardelli, conferendogli primo nell'ambito del Collegium il titolo di socio onorario proprio per la sua attività e operosità. Grazie a tutti e a presto. Non mancate l'8 aprile. Complimenti quindi ai vincitori di questo premio. Adesso delle novità, delle news dal comparto sanità. Mettono il bisturi in valigia e fuggono dalle sale operatorie italiane. Scappano dal bel paese che non offre occupazione, anche se la carenza di personale registrata negli ospedali dimostra il contrario. Fuggono dalla dilagante piaga del precariato, dal blocco del turnover e dai pazienti dalla causa facile. Sono i chirurghi o aspiranti tali che, stanchi di attendere una riforma strutturale del sistema sanitario, stanno varcando i confini nazionali in numero sempre maggiore. E l'Italia entro pochi anni sarà costretta ad importarli dall'estero. Secondo un'indagine svolta dalla NAO Assomed, confrontando i dati relativi ai flussi pensionistici del Servizio Sanitario Nazionale dal 2014 al 2023 con le capacità formative post laurea, l'Italia in un decennio subirà una netta diminuzione di camici verdi. Un buco tra pensionamenti ed assunzioni che tenderà ad allargarsi entro il 2023. Dati alla mano, tra 6 anni nei nosocomi italiani mancheranno all'appello almeno 911 chirurghi. Da uno studio di Federspecializzandi emerge poi che nel 2010 la quota di assunti di ruolo in chirurgia generale ha coperto solo il 10% del fabbisogno nazionale ed il 20% nella chirurgia specialistica. Sarà avviata una fase sperimentale con un monitoraggio per l'applicazione del decreto sull'appropriatezza delle prescrizioni per prestazioni ed esami erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ed in tale fase le sanzioni previste in caso di prescrizioni inappropriate non saranno applicabili ai medici prescrittori. Lo prevede la circolare che il Ministero della Salute ha inviato alle regioni fornendo le prime indicazioni necessarie all'applicazione del decreto sull'appropriatezza prescrittiva. La circolare del Ministero chiarisce che in attesa dell'adeguamento dei sistemi informatici di supporto alla prescrizione e del completamento della fase di sperimentazione, i medici non avranno l'obbligo di annotare il codice nota di fianco alle prestazioni sanitarie, ma dovranno solo riportare il quesito diagnostico. È in arrivo un esercito di robochirurghi. Entro il 2020 saranno il doppio i robochirurgici ad operare negli ospedali e nelle cliniche. Ad affermarlo un rapporto di Allied Market Research, secondo cui il settore raggiungerà un giro d'affari di 6,4 miliardi di dollari nel mondo. Il bisogno sempre maggiore di automazione nel settore della salute e la sempre maggiore domanda di chirurgia minimamente invasiva spingono il mercato, si legge nel documento. Nel 2014, ricorda il rapporto, metà delle procedure effettuate con la chirurgia robotica era di tipo urologico o ginecologico, con quest'ultimo settore responsabile del 20%.
28% delle operazioni, mentre nei prossimi anni sarà quella ortopedica l'area più in espansione. Stati Uniti ed Europa nel 2014 generavano i 4/5 dei ricavi del settore, mentre nei prossimi anni l'Asia è destinata a superare il vecchio continente. Gli appuntamenti della SIC per il prossimo mese. Sabato 9 aprile, gestione integrata medico-infermieristica nella cura delle ferite difficili e delle ulcere cutanee, organizzato dall'Italian Academy Wound Care a Asti, al Polo Universitario, Area De André. Venerdì 29 aprile, What's New in Rectal Cancer Treatment, organizzato dal dottor Paolo Pietro Bianchi, direttore della chirurgia generale mini-invasiva dell'ospedale Misericordia di Grosseto, Hotel Riva del Sole, Castiglione della Pescaia. Ricordiamo che potete inviarci le vostre segnalazioni e richieste alla mail magazinesic@gmail.com. Siamo in chiusura, vi ringrazio per essere stati con noi, per averci accompagnato durante questo secondo numero di SIC Magazine. Io vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto.